tra le infrastrutture più preziose per scongiurare il rischio di alluvioni catastrofiche, l'ultima è quella che vede l'Emilia-Romagna protagonista, ci sono i cosiddetti bacini di laminazione. In altri termini, semplici parcheggi temporanei per quella parte di acqua che un fiume non riesce a contenere in caso di piena. Uno sfogo che permette di deviare parte del flusso in appositi bacini artificiali. È lecito chiedersi se funzionano quando le precipitazioni assumono carattere di straordinarietà. Hanno una funzione minima, bassissima, addirittura in molte circostanze come quelle che vorrebbero fare qui lungo il Pescara, ridicole, si riempirebbero in pochissimo tempo. E occorre invece cambiare paradigma. Il paradigma è che l'acqua non deve arrivare velocemente al fiume, nel momento in cui arriva al fiume è incontenibile, bisogna trattenerla sul territorio e per trattenerla sul territorio dobbiamo innanzitutto diminuire il consumo di suolo, l'impermeabilizzazione, le infrastrutture, le arature e così via, e poi creare boschi. Queste vasche di contenimento eventualmente potrebbero essere usate come riserve per i periodi di siccità? Nel momento in cui queste vasche di laminazione vengono fatte vicino al fiume, per riserva significa che dobbiamo mettere dei pompaggi e così via. E noi abbiamo un contenitore gratuito che è il più grande che esista al mondo ed è il sottosuolo. L'acqua si deve infiltrare, ma se ci pensate, tutta la lastricatura che abbiamo nelle città, no? L'acqua che piove, che scola dai tetti, finisce tutto nelle fognature e velocemente è portata verso il mare. Poi arriva il periodo estivo e l'acqua non c'è, le piante muoiono e arriva la siccità, le ondate di calore. Il paradigma impone uno spostamento del focus dagli effetti alla causa. Un etto di muschio, comunissimo lo sfagno, riesce a trattenere 2,5 litri di acqua. Quindi un bosco con il suo muschio e così via, con le foglie che attenuano l'energia, no, dell'acqua che cade, la lascia dolcemente scolare, la lascia filtrare nel sottosuolo, va a fare un servizio ecologico enorme. Noi oggi non abbiamo tanto i problemi di siccità eccetera che hanno nel nord, per un motivo molto semplice, è che il fiume Pescara, che è qui vicino dove stiamo parlando, ha il 75% della sua portata idrica che viene dal sottosuolo. Se noi lasciamo infiltrare l'acqua nel sottosuolo, le sorgenti di Popoli, del Cavuto, del Tirino, del Vera, eccetera, ci daranno con continuità, con dolcezza l'acqua tutto l'anno.